vigilanza renderà più solido il sistema finanziario. Le nuove regole sulla vigilanza prudenziale hanno obbligato le banche a detenere maggiori scorte di capitale, maggiore liquidità e un grado più basso di leva finanziaria, ponendo vincoli più stringenti alle banche a maggior rischio sistemico, la cui crisi può minare la stabilità complessiva del sistema finanziario. Un ulteriore sforzo richiesto appositamente per attivare quei meccanismi anticiclici a salvaguardia dell'intero sistema economico nelle fasi recessive. Da ciò potrà derivare tuttavia una compressione della redditività ed un possibile riflesso negativo sull'economia reale. Per questo motivo, la transizione deve procedere con gradualità, onde consentire anche processi di riassetto dimensionale ed organizzativo che mettono in moto economie di scala e rendono più efficiente la funzione del credito. Grazie. Grazie. Adesso il collega Giacomoni, prego. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, oggi nell'affrontare il tema della gestione delle crisi bancarie e della tutela dei risparmiatori non possiamo non partire da quello che sta avvenendo nei mercati finanziari. La crisi economica internazionale e in particolare europea sta travolgendo il nostro paese. I mercati scendono in tutto il mondo, ma gli speculatori attaccano principalmente l'Italia. Piazza Affari dall'inizio del 2016 ha perso circa il 25% della sua capitalizzazione. E il crollo ha riguardato in particolare i titoli del settore bancario. Le banche, a causa dei ripetuti errori di questo governo, stanno diventando il punto debole del nostro sistema. Il governo, infatti, con i decreti legislativi 180 e 181 del 2015, che hanno recepito la direttiva europea numero 59 del 2014, ha di fatto minato la credibilità del sistema bancario italiano. Il governo Renzi ha avuto a disposizione 2 anni per consentire al sistema bancario e ai risparmiatori italiani di prepararsi all'entrata in vigore della normativa europea sul bail-in ed invece ha ignorato il problema, salvo poi recepire senza dire nulla questa direttiva, facendo pagare l'eventuale fallimento di un istituto bancario non solo agli azionisti, ma anche agli obbligazionisti e ai correntisti per i depositi sopra i 100.000 euro. Poi, con il varo del decreto numero 183 del 2015, il governo ha completato l'opera. Si è proposto unicamente di salvare in fretta e furia le quattro banche amiche, a danno degli azionisti e degli obbligazionisti, prefigurando una chiara violazione del disposto di cui all'articolo 47 della Costituzione, che tutela i risparmi in tutte le sue forme. Tutto questo ha causato una crisi di fiducia degli italiani nei confronti del sistema creditizio, sfiducia che sta scatenando il cosiddetto panico finanziario. Renzi sta provocando l'effetto opposto a quello che dovrebbe fare un Presidente del Consiglio. Il suo governo mina la credibilità del sistema bancario italiano, tartassa il risparmio e finisce per far scappare i risparmiatori, che ritirando i loro risparmi dalle banche italiane rischiano di provocare l'avvitamento del sistema ed il fallimento della nostra economia e del nostro paese. Questo governo fa l'esatto opposto di quello che fece Berlusconi quando, nel 2008, agli inizi della crisi ed a seguito del fallimento in America della Lehman Brothers, intervenne subito in TV dicendo che nessuna banca in Italia sarebbe fallita e nessun risparmiatore avrebbe perso un euro. Il governo Berlusconi, per mantenere fede all'impegno preso, varò subito un decreto interministeriale in cui stanziava 20 miliardi di euro da destinare ad eventuali interventi per il salvataggio di istituti bancari in crisi, facendo capire che in caso di necessità lo Stato sarebbe intervenuto. Il decreto servì a dare un segnale forte per fermare la speculazione, tant'è vero che portò tranquillità e non fu mai usato. Dopo questo intervento nulla è stato fatto dagli altri governi che si sono succeduti per mettere in sicurezza i nostri istituti bancari prima del recepimento della direttiva europea. Cosa fatta invece da tutti gli altri paesi? Cari colleghi, ad onor del vero occorre ricordare che il sistema bancario italiano sta diventando l'anello debole dell'Europa anche perché la nostra economia in questi anni è stata messa alle corde da una profonda crisi economica, gestita malissimo dai 3 governi non eletti dal popolo, che si sono succeduti dal 2011 ad oggi. È bene sempre ricordare che l'ultimo Presidente del Consiglio scelto dai cittadini italiani è stato nel 2008 Silvio Berlusconi. Oggi siamo nel 2016 e in questi ultimi 5 anni si sono alternati 3 presidenti non eletti dagli italiani, ma scelti dallo stesso Presidente della Repubblica. La vera differenza tra un Presidente del Consiglio eletto dal popolo ed uno scelto dal palazzo è che il primo risponde ai suoi elettori, gli altri rispondono solo a se stessi e ai loro amici. Questo aspetto è talmente evidente che quando nel 2008 fu eletto il governo Berlusconi, la prima cosa che fece fu quella di mantenere gli impegni presi in campagna elettorale.
Eliminò l'ICI cancellando ogni tassazione sulla prima casa, eliminò la tassa di successione e la tassa sulle donazioni, affrontò e risolse con successo sia l'emergenza rifiuti di Napoli che il terremoto in Abruzzo, il tutto senza mai aumentare le tasse degli italiani. Come ben sapete poi, nel 2011, le pressioni dell'Europa, l'inganno dello spread e la compiacenza di qualche alta carica dello Stato italiano fecero cadere il governo Berlusconi e fu nominato al suo posto il presidente Monti, che non dovendo rispondere ai cittadini, pensò bene di riempirli di tasse, cominciando proprio da quelle sulla casa, che da sogno si trasformò ben presto in un incubo degli italiani. Con l'aumento dissennato delle tasse, il governo Monti, anziché risolverla, ha aggravato e prolungato la crisi, determinando un crollo della domanda e quindi del valore degli immobili, ossia determinando un netto calo della ricchezza per oltre l'80% degli italiani che hanno una casa di proprietà. Con il prolungarsi della crisi, oltre 100.000 imprese e aziende sono fallite e non hanno più onorato i loro debiti con le banche, debiti che si sono trasformati in sofferenze, passate da 59,1 miliardi del 2009 ad oltre 201 miliardi del 2015. Questa gestione dissennata della crisi ha quindi generato il problema delle sofferenze, anche se in realtà quello dei crediti deteriorati delle banche è un falso problema. Il sistema bancario italiano infatti è solido perché a fronte dei 201 miliardi di sofferenze ci sono 115 miliardi di accantonamenti e immobili di valore in garanzia. Possiamo sicuramente affermare che i crediti deteriorati delle nostre banche hanno un tasso di copertura tra i più alti dell'Eurozona. Se il governo Monti ha fatto crescere a dismisura il problema dei crediti deteriorati, il governo Renzi lo ha fatto esplodere. Infatti, a seguito del decreto 183 del 2015, i valori di riferimento utilizzati per la svalutazione dei crediti deteriorati delle banche salvate sono stati inopportunamente estesi a tutto il sistema bancario. Questo fatto ha scatenato la corsa a liberarsi subito delle sofferenze a qualsiasi prezzo attraverso la creazione di una bad bank. Dopo il governo Monti arrivò il governo di Enrico Letta, anche lui nominato da Napolitano, ma in breve tempo sostituito da Renzi con un tweet ormai cinicamente famoso: Enrico, stai sereno. Come il governo Monti ha colpito e affondato la casa, un pilastro fondamentale per le famiglie italiane, così il governo Renzi ha pensato bene di colpire l'altro pilastro delle famiglie, il risparmio. La crisi e la paura di nuove tasse introdotte dai tre presidenti del Consiglio non eletti hanno frenato i consumi delle famiglie e bloccato gli investimenti delle imprese. L'effetto perverso del rigore in questi anni ha fatto sì che i soldi ci sono ma non circolano. Tant'è vero che dal 2014 al 2015 i risparmi degli italiani sono aumentati da 1.494 miliardi a 1.599 miliardi. Come diceva Winston Churchill, risparmiare è un'ottima cosa, soprattutto se a farlo sono i genitori per te. Mentre però i nostri genitori risparmiavano per libera scelta, oggi si risparmia per paura e tra un po' si avrà paura anche di risparmiare, perché gli italiani non si fidano più delle banche. Nel 2014, appena insediato, il governo Renzi, trovando nelle banche questa enorme quantità di risparmio, ha pensato bene di metterci sopra le mani. Ha aumentato la tassazione sui redditi di natura finanziaria e quindi sul risparmio dal 20 al 26%, ha aumentato l'aliquota della tassazione sui fondi pensione dall'11 al 20%, ha aumentato l'aliquota della tassazione per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto dall'11 al 17%, ha introdotto una patrimoniale sui risparmi attraverso un'imposta di bollo del 2 per mille su tutti i prodotti finanziari, ivi compresi i depositi bancari e postali. Oggi, sommando la ritenuta fiscale del 26% alla patrimoniale del 2 per mille sui depositi, il carico fiscale complessivo del risparmiatore che acquista obbligazioni bancarie è pari al 36%. Grazie al governo Renzi l'Italia ha raggiunto il primato della tassazione più elevata sul risparmio tra i principali paesi. Nel frattempo l'aliquota fiscale sui titoli di Stato e sulla raccolta delle poste è rimasta invariata al 12,5%, determinando uno svantaggio competitivo per il sistema bancario. Oggi le banche sono in condizioni oggettivamente più difficili rispetto a quando c'era il governo Berlusconi. Questo non solo per le tasse introdotte sul risparmio, ma soprattutto per il fatto che il governo Renzi ha sottovalutato il problema che avrebbe investito il settore bancario, non è intervenuto tempestivamente e quando lo ha fatto ha sbagliato tutto, ha sbagliato i tempi, le modalità e l'approccio con l'Europa. Come affermato in più occasioni anche dal governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, si sarebbe dovuto sostenere con forza che un'applicazione immediata e soprattutto retroattiva dei meccanismi di burden sharing fino al 2015 e successivamente del bail-in
avrebbe potuto comportare, oltre che un aumento del costo e una rarefazione del credito all'economia, anche rischi per la stabilità finanziaria. Sarebbe stato quindi preferibile un passaggio graduale e meno traumatico, tale da permettere ai risparmiatori di acquisire piena consapevolezza del nuovo regime e di orientare le loro scelte di investimento in base al mutato scenario. Serviva un approccio mirato, con l'applicazione del bail-in solo a strumenti provvisti di un'espressa clausola contrattuale. Serviva un adeguato periodo transitorio, che avrebbe consentito alle banche di emettere nuove passività espressamente assoggettabili a tali condizioni. È bene ricordare che la direttiva contiene una clausola che ne prevede la revisione, da avviare entro giugno 2018. È auspicabile che questa occasione sia sfruttata subito, facendo tesoro dell'esperienza, per meglio allineare la disciplina europea con gli standard internazionali. Oggi noi in quest'Aula invitiamo il Parlamento e il Governo a valutare con molta attenzione l'appello lanciato ieri dal Presidente dell'ABI, volto a promuovere un'iniziativa forte e coordinata presso le istituzioni europee affinché la normativa sul bail-in venga sospesa, finché non sia resa compatibile con la Costituzione italiana e con il quadro d'insieme dell'Unione bancaria. Forza Italia ribadisce, come ha già fatto quando era al governo, il proprio impegno per la tutela del risparmio, così come previsto dall'articolo 47 della Costituzione. Per questo siamo convinti che occorre ristabilire subito la fiducia dei risparmiatori italiani nei confronti del sistema bancario. La prima cosa da fare è quella di rimborsare subito i risparmiatori coinvolti, loro malgrado, nel salvataggio delle quattro banche, senza attendere istruttorie inevitabilmente lunghe e di parte. Occorre subito un decreto salva clienti, un decreto salva risparmiatori, utilizzando non i soldi dei contribuenti, ma delle stesse banche, attraverso il Fondo Interbancario di Garanzia dei Depositi. Gli istituti bancari hanno tutto l'interesse affinché si ristabilisca il clima di fiducia nei confronti del sistema creditizio e finanziario, per bloccare il crollo a cui assistiamo in questi giorni. I risparmiatori vanno rimborsati tutti e subito, perché le obbligazioni subordinate da loro sottoscritte non prevedevano la partecipazione ad eventuali salvataggi interni alla banca. In base alla nostra Carta, la retroattività è incostituzionale, sempre, quindi anche nel caso della legge Severino, applicata retroattivamente a Berlusconi. Ma questo è un altro discorso. Occorre poi istituire subito una commissione bicamerale d'inchiesta che faccia chiarezza sui fatti anomali avvenuti nel settore bancario, soprattutto nell'ultimo anno, e ponga le condizioni affinché i risparmiatori vittime di abusi vengano ristorati dai responsabili del maltolto, evitando casi simili si possano ripetere in futuro. Occorre fare di tutto per restituire ai cittadini il diritto di non aver paura della propria banca, il diritto di non aver paura di risparmiare per se stessi e per i propri figli. Ieri chi risparmiava era un tirchio, oggi, da quando c'è questo governo, chi risparmia è un eroe. Oggi noi chiediamo che il governo si impegni ad adottare ogni iniziativa a livello europeo volta a modificare la direttiva europea sul bail-in, rivedere la disciplina europea sugli aiuti di Stato, disporre una garanzia europea comune sui depositi bancari, sollecitare l'avvio di campagne di informazione volte a spiegare gli effetti della nuova normativa, richiedere sulla corretta e uniforme applicazione delle direttive del bail-in nei vari Stati membri, prevedere prospetti informativi chiari e leggibili. Per raggiungere questi obiettivi, il governo Renzi dovrebbe portare gli altri leader europei sulle posizioni dell'Italia, come fece Berlusconi per la nomina di Mario Draghi alla presidenza della BCE. Renzi dovrebbe cercare alleanze tra i partner europei, soprattutto per far cadere il veto tedesco sulla garanzia europea comune sui depositi bancari. In un colpo solo risolverebbe il problema delle banche e riuscirebbe ad evitare la vendita in blocco dei titoli di Stato italiani, con le conseguenze drammatiche che abbiamo già avuto modo di conoscere sull'economia e sulla democrazia italiana. Purtroppo però il nostro Presidente del Consiglio lancia attacchi all'Europa come se fosse una questione personale. È disposto a tutto pur di avere via libera sul suo deficit spending, danneggiando ulteriormente l'Italia. Francia e Germania, infatti, approfittano di questo atteggiamento per far passare tutte le loro proposte svantaggiose per l'Italia. Quindi, ad un contesto macroeconomico negativo, si aggiunge un intento punitivo nei confronti del nostro Paese. L'Italia oggi è sola in un mondo in tempesta. Vediamo che è in corso un attacco specifico come nel 2011 e peggio del 2011. Allora le grandi centrali della speculazione avevano di mira titoli di Stato, puntavano a impossessarsi del nostro Paese colpendo il debito sovrano. Oggi colpiscono il sistema bancario per destabilizzarlo e impossessarsene.
Occorre incidere sulle regole europee, non facendo gli sbruffoni, ma sapendo far valere a Bruxelles, a Berlino e a Parigi il nostro peso economico e morale. Ma per far questo servirebbe una guida efficace e autorevole che faccia presente che in questa guerra finanziaria, se soccombe, l'Italia trascina nel disastro l'Europa intera. Purtroppo però nel nostro Paese al momento viviamo in una fase di democrazia sospesa. Da troppi anni non abbiamo un Presidente del Consiglio legittimato dal voto popolare. Essere l'unico Premier europeo non eletto democraticamente dai cittadini rende Renzi debole e ininfluente. Quindi, caro Presidente del Consiglio, se non riesce a farsi rispettare in Europa, prima che il sistema bancario e con esso l'economia del nostro Paese vengano travolti dalla tempesta perfetta che è in corso, si faccia da parte e consenta agli italiani di decidere liberamente con il voto da chi farsi governare in modo serio, autorevole e rispettato nel mondo. Grazie. La ringrazio. Adesso il collega Petrini. Prego. Sì, grazie Presidente. Sottosegretario, colleghi, ma credo sia opportuno contestualizzare questa vicenda del bail-in nella particolare situazione economico-finanziaria che sta attraversando non solo il mondo intero, ma in particolare l'Europa e l'Italia. Vorrei ricordare, soprattutto per quel che riguarda l'Italia, cosa è successo dal 2008 sino ad oggi. Noi abbiamo perso il 10% di PIL in termini reali, il 25% di produzione e sono fallite quasi 100.000 aziende, tant'è che nel sottostante delle nostre pesanti sofferenze bancarie solo il 15% sono immobili residenziali, mentre l'85% sono